di Vasco Rossi è fantastico. I ragazzi che partecipano perché gli piace il contenuto, perché si divertono, perché osano, perché è divertente quello che fanno loro. Sì, esattamente, divertente. Quindi attori come Montanari, come De Filippis, come il primo, come altri sono venuti, hanno partecipato, hanno avuto voglia di giocare per fare cose che sono dissacranti, come i mostri. Esatto, sempre mantenendo ovviamente anche la lunghezza, quel giusto. Cinismo sono quegli sketch dove tu fai vedere pezzi di vita che la gente ha realmente raccontato con dei post. E quello, loro non ci siamo inventati niente, questo, cioè, no, ma nessuno si inventa, non si tratta di inventarsi qualcosa di geniale. Noi non inventiamo prodotti che cambiano la vita, riadattiamo, copiamo, mischiamo e tiriamo fuori delle cose. Beh, ma così fanno tutti, non è una novità, però cerchiamo di rifarlo con dei contenuti che, prendendo cose vecchie e mettendole insieme, diventano nuovi, moderni, con le facce nuove, bravissimi, bravissimi. Per me sono straordinari loro due, e hanno fatto una cosa... a noi piace tanto, ci piace questo forma, questa forma di cinismo. Anche il breve, no? Cioè il tempo così breve aiuta, allora però c'è una forza... l'idea anche quella del primo episodio della scopa, quando la nonna non gli... è lì dove sei? In prima fila, un applauso, un applauso perché... però aspetta, vedo anche quella che mi piaceva, io volevo lei, se li saluta, sì. Claudia, vuoi venire anche un secondo qua? Vieni qua, dai, Claudia. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti, dai produttori al cast artistico e tecnico, che qualcuno è anche qui, che, e facciamogli un applauso prima di tutto. Sì, sì, giusto, perché poi chi lavora... Perché comunque, sì, proprio quello, quando noi ci siamo seduti a tavola per la prima volta con Nicolas, che tra le altre non ci conosceva, a me non mi conosceva proprio, il primo discorso è: noi vogliamo mantenere un certo tipo di qualità. Adesso, se sia piaciuto o no, quello poi lo diranno gli spettatori, però io mi sento di dire che la qualità c'è, e questa qualità la dobbiamo a delle persone che sono dei professionisti, che hanno lavorato per un progetto dove non c'erano delle cifre astronomiche, e questi professionisti spesso e volentieri lavorano per dei progetti dove ci sono delle cifre astronomiche. Però quando c'è una qualità nella sceneggiatura e nel raccontare delle storie, loro sono dei professionisti, ma sono anche degli artisti, e questo qua li aiuta a sposare progetti del genere. Io li ringrazio. Sì, devo dire, vorrei fargli un applauso, perché le inquadrature, anche se è una web series e chiaramente state sperimentando, e speriamo che possiate continuare al massimo, ma alcune inquadrature tecnicamente proprio erano veramente di alto livello. Quindi complimenti a, non so, a chi c'è seduto, se operatori, sì, DOP, direttore della fotografia. Stanno facendo i vaghi, stanno tutti là. Tutti i vaghi, sì, sì, ma loro timidi, non amano essere, cioè gli piace stare tra il pubblico e basta, immagino, se no avrebbero fatto quello che facciamo noi, per cui non mettiamoli troppo in mezzo. Matteo, ma eri tu quello sulla scena, sulla strizzata? Sì, tra l'altro Claudia. Sei stato... è vera, quella è reale, dì la verità, quella è stato un momento... È Stanislaschiano. Quindi lei l'ha dovuto fare proprio, quindi vero. Lei ha detto: io ho così o niente, quindi... E quindi buona prima, in ospedale, cose così. Perché la reazione era eccezionale. 10 chuck di quella cosa, 10 chuck. Sì, quindi 10 strizzate. 10 veri, 10 chuck veri. Sì, sì, sì. Infatti si vedeva che eri proprio perfetto. Era nella parte, sì. Bene, allora io non so, non c'è più altri episodi purtroppo, perché no, sennò ce ne sono 20, adesso, te l'avrei, guarda, proprio... Sono 20, la prima stagione sono 20. Ah, ecco, parliamo un attimo del futuro, mi accennavi prima, adesso sarà visibile tra poco sul web? In realtà sì, questa allora, cosa... Allora, la domandiamo ai produttori. Non possiamo dirlo ancora, vero? Un segreto. Ai. Beh, no, allora non lo diciamo. Guarda, già abbiamo visto un'anteprima. È nata per il web, in realtà. Pensavamo di metterla su un canale web. Dopodiché l'abbiamo fatta vedere a degli interlocutori, tra virgolette, istituzionali, un pochino più coraggiosi di altri, stiamo
stiamo trattando con loro, quindi noi vorremmo che questa sera passasse giusto, perché in carico. Il livello è alto. Esatto, quindi magari a blocchi da 3, 4, 5 episodi così come li abbiamo visti noi, per un emittente un po' più grande, non perché il web non è la cosa che cerchiamo di fare, ma perché dal web si può passare poi ad interlocutori più grandi. E questo perché, come diceva Matteo, tutto quello che è stato fatto con passione. Tutti i ragazzi che hanno lavorato non hanno preso stipendi che prendono al cinema e in TV, perché noi non possiamo permettercelo, non siamo questo, non siamo Medusa. Però cerchiamo di trasmettere la passione che abbiamo per progetti che valgono e cerchiamo di coinvolgere le persone che veramente vogliono farlo, perché per una volta, per poche volte, perché solitamente lo fai perché ci sono delle spese da pagare, ma trovano, come dice lui, la voglia di fare gli artisti quali sono. E lo hanno fatto professionisti del cinema, professionisti, macchinisti, operatori, direttori della fotografia, gente che prende stipendi che noi non possiamo neanche permetterci un decimo. E questo è il risultato. Quindi, infatti, il livello è la passione. Se pensiamo al vecchio Camera Caffè, insomma, questo è il livello che. Ma questo è perché la passione poi alla fine paga e ti fa vedere che si può ancora fare, si possono ancora fare le cose, specialmente per questo settore, l'entertainment, non perché te le commissionano, ma perché tu hai voglia di sperimentare. E quindi ti metti in gioco. E questo gioco poi molte volte funziona. E uscirà a breve, noi speriamo di. No, speriamo, stiamo cercando di farlo uscire nel migliore dei modi, con interlocutori che non ti posso dire perché non vorrei. No. La questione di. Invece la cosa che può essere interessante è, e comunque voi due, perché poi il motore, gli autori siete voi, continuate a andare a spulciare lì in mezzo. Perché ho visto l'ultima era del 2014, quindi sono recenti. Sì, allora. E è bello scrivere, dirigere e interpretare. Ce la siamo scritta diretta e poi interpretare suonare. Come è con questa? Così io penso non può fare, Matteo, secondo me. Questa possiamo chiudere, no, proprio la stazione su lungo tempo. Scusa, ma bancarelle, cose. Vediamo tutto. Adesso abbiamo accelerato e poi tutti abbottonati così. Ma dai, lasciamo andare. Tra tutti infiocchettati, ma che c'ha ragione però. E dai. No, la cosa bella è questa. La possibilità, cioè la cosa interessante è che i soggetti di queste puntate sono le persone che scrivono su questo sito, per cui è proprio l'autenticità, è quello che dice la gente, e è normale che poi quando vedi una cosa del genere un minimo ti ci riconosci, perché siamo noi, no? Noi tutti che poi pubblichiamo questo. E io e Niccolò, dal punto di vista autoriale, abbiamo cercato di spingere sull'acceleratore, ma più che altro di essere un po' più sfacciati, perché è giusto, perché siamo un po', cioè ci piace raccontare la realtà. Cioè se noi andiamo indietro nel tempo, alcuni film, Buoi Mostri, sceneggiatori, Age Scarpelli, insomma, loro spingevano tanto, vediamo il sorpasso, cioè ci sono delle battute che erano molto forti. Qua l'intelligenza è questa, è la battuta deve essere forte e quando serve, se è gratuita è una cosa in eccesso. Beh, poi è stata la nostra scuola, cioè il cinema, certo, italiano. E noi da là, noi quello siamo. Adesso passo la parola a Niccolò. Vai Niccolò, Niccolò dici una cosa. E poi magari facciamo salutare anche Claudia che è salita e non è che. Io no, Claudia adesso. Salvatore, anche un esatto. Applauso per Claudia. Adesso la buttiamo con cacciare, il web. Noi avevamo un privilegio totale, il fatto che qualsiasi cosa avessimo scritto non avevamo qualcuno da sopra che ci diceva però sto argomento non lo so, ma sta battuta la puoi levare. Il fatto di avere sì, va bene, sì, ci stai facendo un complimento in diretta? No, dirmelo. Sì, nel senso, no, okay. Mai. Ah, infatti, infatti. Mai. Però capire. L'idea di avere carta bianca è un privilegio che sicuramente nella televisione, nel cinema non hai.